saremmo quattro ciacole. Sì, sì, in famiglia. Benvenuti a Quattro Ciacole in Famiglia, la trasmissione informativo-culturale a cura della comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno d'Istria. Vi lascio a uno stacco musicale e poi sono di nuovo con voi. Quattro Ciacole in Famiglia! Cosa avevi in mente quando ti sei ripresa tutti i tuoi giocattoli e ti sei tolta le scarpe e inseguito gli scoiattoli e ti sei bevuto un intero inverno barcollando al ritorno e una rosa sul polso e una croce sul petto. E non ti devo chiedere, non ti devo chiedere, non ti devo chiedere. Cosa avevi in mente? Tutta un'altra vita. Cosa avevi in testa? Una storia diversa da questa. Cosa avevi in mente quando hai scritto in grande non aiutatemi sull'asfalto pulito della strada sotto casa ed hai gridato al mondo non amatemi e poi hai preso la mira, hai sputato la cicca. E non ti devo chiedere, non ti devo chiedere, non ti devo chiedere. Cosa avevi in mente? Tutta un'altra vita. Cosa avevi in testa? Una foto diversa da questa. Pagano per raccontare domani a tua figlia chi eri, chi eri. L'amore è rito pagano per raccontare domani a tua figlia chi eri, chi eri. Questa è in atto dal gennaio 2009 a questa parte per l'organizzazione della comunità degli italiani della città di Rovigno un corso indirizzato all'apprendimento del dialetto rovignese che rientra nel programma del più ampio progetto di tutela e rivitalizzazione del nostro antico idioma istrioto di origine neolatina. Il corso viene tenuto dal professore Libero Benussi e viene seguito con molto entusiasmo da una ventina di corsisti.
l'iniziativa ha l'intento di valorizzare la nostra parlata autoctona, soprattutto dimostrando quanta è la mole della produzione letteraria, teatrale, di prosa e poesia finora creata dai nostri concittadini. Il corso poi, oltre a trattare temi di grammatica e morfologia, si estende ad esercizi di lettura, dettate di scrittura. Vari sono pure gli argomenti di carattere storico-culturale trattati durante le lezioni, spesso anche suggeriti dai frequentanti. Per quanto riguarda la grammatica, sono stati trattati i sostantivi, i singolari e plurali, l'uso dei pronomi, gli aggettivi, le particelle pronominali, la coniugazione del rovignese con i verbi ausiliari, in tutti i modi e i tempi. Tutto il materiale elaborato e molto di più è stato raccolto dal professore Libero Benussi in una grammatica del dialetto rovignese, un affidabile volume che verrà presentato tra breve e che sarà molto utile per tutti coloro che volessero cimentarsi nello scrivere o dedicarsi alla sola lettura. Questa pubblicazione andrà ad arricchire i volumi di consultazione già esistenti, ovvero il Dizionario Rovignese Lingua Italiana di Giovanni D'Antonio Pellitzer e il Dizionario Lingua Italiana Dialetto Rovignese di Libero Benussi. Mercoledì scorso, 6 maggio, il gruppo di studio del dialetto ha presentato al pubblico rovignese una serata letteraria in omaggio al maestro Piero Soffici. Sono stati letti i testi di alcune delle sue più belle canzoni e poesie di poeti dialettali rovignesi musicate dal maestro. Il tutto collegato da un commento, rigorosamente in dialetto rovignese ovviamente. Ospiti della serata i cantanti Sergio Predengato e Vlado Benussi, che hanno interpretato alcune bellissime canzoni. L'evento è stato trasmesso in diretta streaming e la registrazione della serata, come del resto tutte le informazioni e le attività della nostra comunità degli italiani, verrà postata sulla pagina Facebook della nostra comunità e su YouTube. La sala maggiore di Palazzo Fabris Milossa era gremita di pubblico mercoledì sera, pubblico che ha gradito moltissimo la serata. Ci hanno onorato della loro presenza pure il sindaco della città di Rovigno, Giovanni Sponza, e Davorin Flego, presidente del Consiglio Municipale, a complimentarsi con i corsisti e con il professore Libero Benussi per l'impegno profuso e i risultati è stato Marino Budicin, presidente della comunità rovignese. Ascoltiamo Vlado e Sergio in Addio Mar, parole e musica del maestro Piero Soffici. Addio Mar, addio Mar, addio, viecio mio, i vago mea. Ti vago largo in là, ultra il punente, ma mi nascondo in fondo alla nama, così cui volarie, il tuo respiro, il tuo profumo, il tuo canto, i sintari. Pararavo dai sila, ma qui non sento me stesso canto, al paneso dottor incanto.
Piero Soffici nasce a Rovigno il 28 luglio 1920 e si spegne il 4 maggio 2004 a Milano. Fin da bambino dimostra il suo estro musicale. Compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra, dopo il diploma in violino debutta giovanissimo nei locali da ballo, arrivando presto a dirigere una propria formazione orchestrale. Negli anni 50 viene scritturato dalla RAI a Roma per scrivere gli arrangiamenti per le orchestre che allora andavano per la maggiore, come quelle di Pippo Barzizza e Cinico Angelini, per poi essere scritturato alla fine degli anni 50 dalla Philips come arrangiatore e compositore. Grazie alla sua sensibilità e al suo eclettismo compositivo si impone come autore di numerosi successi della discografia degli anni 60, tra i quali Stessa spiaggia, stesso mare, per Mina e Piero Focaccia, Quando l'amore diventa poesia, interpretata da diversi importanti artisti come Massimo Ranieri, Orietta Berti e Claudio Villa. Collabora con la giovanissima Caterina Caselli, coadiuvandola nella ricerca di un suo stile interpretativo e scrivendo per lei 100 giorni e Perdono. Nel 1964 è autore con Pier Quinto Cariaggi di Caro Gesù Bambino, brano ripreso con grande successo nel 2009 da Andrea Bocelli e contenuto nel suo album My Christmas, con milioni di copie vendute in tutto il mondo. Molte le collaborazioni con i più prestigiosi parolieri italiani come Luigi Albertelli, Vito Pallavicini e Mogol, e numerose le sue partecipazioni a Sanremo come direttore d'orchestra. Negli ultimi anni di vita dedica il suo tempo alla sua città natale, Rovigno, scrivendo brani significativi e dai contenuti profondi, dimostrando quell'amore verso la sua gente e le proprie origini che per tutta la vita lo hanno accompagnato ed ispirato. Ascoltiamo ora lo stesso Piero Soffici in una delle sue più belle, se non la più bella canzone, Curivasi pal mondo. Un giorno isarie son par Montalban, e sulla monto il faro falè, fundando Trento il mar in Dreomar, sui sgali deni di Massantarie, come i fivo tante volte da morire. Curivasi pal mondo, e tanto tribula, al capè caduto il mondo, mi lo vieni qua. Giù la come calave, abbastiva un tuo cor da soffetta, e volisse un po'. Sento buona, sento cateva, da perduto ti puoi trovare, ma la tua terra non tuo mai ingannare, ti vedi così ancora qua. Catarina, scuio dei salieri, la lanterna dotto come te. Curivasi pal mondo, e tanto tribula, par capè caduto il mondo, e lui è mi qua. Ah,
sulla cume calave. Abbastiva un tuo cor a suffetta, e volisse un po' da bere. Vita scolastica. Ospiti anche nell'odierna trasmissione gli alunni della Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno. Si tratta di Nicole Banco e Deborah Monfardin che ci portano alcune notizie molto interessanti. Sabato 11 aprile, noi alunni della terza liceo generale linguistico, facenti parte del gruppo ecologico della scuola, accompagnati dalla professoressa Antonella Sosic, abbiamo fatto visita al parco ornitologico di Palù per svolgere un'originale ed interessante lezione all'aperto. Armati di tanta buona volontà, energia e forze nelle gambe, abbiamo dato il via all'escursione, partendo con le nostre biciclette alla volta della riserva naturale a soli pochi chilometri di distanza da Rovigno. Pedalando arduamente tra boschi e lungo la costa, siamo giunti all'entrata del parco, dove è iniziata la vera e propria lezione. Abbiamo scoperto che Palù offre rifugio a circa 200 specie, tra cui anatre selvatiche, fagiani, pernici, gallinelle, felicotteri, picchi, gazze e molti altri uccelli, sia migratori che stanziali. Abbiamo inoltre praticato il birdwatching nascosti in casette di legno mimetizzate tra la folta vegetazione. Dopo una passeggiata verso la spiaggia incontaminata è seguita una breve sosta per ascoltare il cinguettio degli uccelli e trovare la nostra pace dei sensi. Non sono mancati nemmeno gli scherzi tra chi si è divertito a imitare i suoni degli uccelli, a chi si è impersonato vero esploratore cucinando la pasta, a chi riparava continuamente la catena della sua bici un po' trasandata. Insomma, è stata davvero una mattinata all'insegna dell'esplorazione, dello studio e del divertimento, che ci ha permesso di scoprire un luogo a molti sconosciuto, di cui faremo sicuramente ritorno volentieri, magari tutti assieme con le nostre bici. Venerdì 24 aprile gli alunni della prima e seconda perito alberghiero turistico e della terza e quarta economica hanno fatto visita alla fiera Kupujmo Hrvatsko, allestita nella palestra asiatica della Camera di Commercio Croata in collaborazione con la città di Parenzo. Gli alunni sono stati accompagnati dal professor Damir Cernac e dalla professoressa Goran Viškovic-Orbanic e Jasmina Sosic. Venerdì 8 maggio Alessio Petrovic, Klas Medak, Romina Giulicin, Dino Matošević e Monika Popović, membri del gruppo fotografico accompagnati dalla bibliotecaria professoressa Adriana Ive, si recheranno alla manifestazione Photo Days, uno dei più grandi festival di fotografia del Sud Europa. Venerdì, infatti, presso il centro multimediale verrà aperta la mostra dei lavori fatti durante i laboratori della Camera Oscura, tenuti durante i mesi di febbraio e marzo dalla vicepresidente della Federazione Fotografica Croata, la signora Zlata Medak, in collaborazione con il Centro di Arti Visive Batana. Invitiamo tutti a partecipare all'apertura della mostra alle ore 13 per ammirare i lavori dei nostri compagni di scuola. Inoltre, i nostri fotografi parteciperanno ai laboratori organizzati durante la manifestazione per approfondire la loro conoscenza nel campo della fotografia. Un saluto a tutti gli ascoltatori e a risentirci da Nicole e Deborah. Da quando hai detto che non vuoi più bene a me, da quando hai detto che
mi. Se ho sbagliato, perdonami. Io non riesco, sai, a stare senza te. Io non riesco, sai. Dunque ali di fuoco ha coperto la luna sopra di me. E fa che il cielo stasera ricco di sereno. E siamo così giunti a conclusione della nostra trasmissione. Nel ringraziarvi per aver scelto Quattro Ciaccole in Famiglia, vi diamo appuntamento alla settimana prossima, allo stesso posto e alla stessa ora, per la nostra consueta ciaccolada. Un abbraccio a tutti gli amici che ci seguono su Club Radio, sulle pagine Facebook della nostra comunità e su YouTube. Un saluto a tutti dalla comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno, da Michelle e da Ucci. Ciao ciao! Contatti e info. Telefono 052 811 283. Email info@c-rovigno.hr. Su Facebook, Comunità Pino Budicin, Rovigno.